Salve, io sono Mario Corcione ed oggi sono qui per presentarvi STG, un nuovo prodotto della Coref. STG è una sonda per rilevare l'apertura o il trafilamento di una o più valvole di sicurezza presenti in un impianto di refrigerazione industriale. È idonea con tutti i tipi di gas refrigeranti, è certificata ATEX, possiede un attacco al processo di un pollice gas ed inoltre è provvista di una segnalazione visiva d'allarme. Tutti i principali parametri di funzionamento sono facilmente regolabili tramite Modbus. STG sarà commercializzata in due versioni, STG-B, provvista di Modbus e relè, STG-F, provvista di Modbus, relè, 0,10 V e 420 mA. Adesso vi mostrerò come funziona. Per simulare una fuoriuscita di gas, abbiamo connesso STG allo scarico di una valvola di sicurezza, che a sua volta è connessa a una bombola di CO2 posizionata su una bilancia, in modo da poter quantificare la fuoriuscita di gas che genereremo. Inoltre, durante questo test, STG sarà connessa con questo controllore Wi-Fi che permette la gestione in remoto di un massimo di 5 sonde contemporaneamente. Questo controllore sarà proposto in opzione. Ora apriremo la bombola. Adesso in stato d'allerta. Ora in stato d'allarme. Quindi STG è stato in grado di rilevare una fuga di circa 4 grammi di CO2. Tramite la nostra applicazione, che sarà fornita insieme al controllore Wi-Fi, sarà possibile verificare da remoto la percentuale di gas presente all'interno della tubazione di scarico. Potremo modificare le soglie d'allerta e d'allarme in modo da rendere più o meno sensibile la sonda ed inoltre potremo vedere in tempo reale lo stato di STG. A causa della ripetibilità di intervento delle più comuni valvole di sicurezza, spesso è difficile individuare quando e quale valvola ha aperto del nostro impianto. Grazie a questa applicazione potremo facilmente risolvere questo problema ed inoltre potremo anche ricevere una segnalazione d'allarme tramite email. In locale invece STG manterrà in memoria l'apertura della valvola di sicurezza mostrando un lampeggio rosso. Questa segnalazione d'allarme è facilmente resettabile o tramite l'applicazione con un clic. Adesso ha smesso di lampeggiare. Qui a breve diventerà verde anche l'allarme. Ecco fatto. Oppure manualmente levando l'alimentazione alla sonda. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni a riguardo di STG e per ogni ulteriore chiarimento in merito non esitate a contattarci.